La Planetech Italia è una società specializzata nell'elaborazione di dati di osservazione della Terra da satellite e nella loro integrazione in sistemi informativi territoriali, che sono dei sistemi informatici per rendere accessibili le informazioni appunto contenute in questi dati su ambiente e territorio. Personalmente vengo da un'esperienza di circa 20 anni nel settore spaziale. Mi ero reso conto che mancava in Italia un'azienda con le capacità di mettere insieme applicazioni e tecnologia. E nello stesso periodo facevo consulenza a un gruppo di giovani neolaureati per costruire il business plan della loro azienda. All'inizio gli ho dato una mano, poi mi è piaciuta l'idea ed è nata Planetech Italia. Noi stiamo realizzando quella che chiamiamo la Planetech estesa. Per noi la Planetech estesa è una Planetech che non si ferma ai confini della Planetech Italia o delle sue controllate, ma che va fino alle partnership con le università e con le altre piccole e medie imprese o grandi imprese con cui cooperiamo e con cui condividiamo anche gli orizzonti di sviluppo strategico. E in questo modo riusciamo anche a prevedere i percorsi di sviluppo tecnologico che ciascuno di noi deve fare nel proprio segmento di mercato. Che tipo di clienti ha la Planetech Italia? La Planetech Italia lavora in tre mercati diversi che potremmo definire. Uno, il mercato della ricerca e sviluppo europea. Lavoriamo ai grandi progetti quadro di ricerca dell'Unione Europea e questa attività ci serve appunto a sviluppare soluzioni innovative che poi riportiamo nel mercato che chiamiamo dei servizi territoriali. Poi vendiamo applicazioni a basso costo, in grande numero anche per utenti privati, per università o per piccoli comuni. Ecco, questo sarà il mercato che probabilmente verrà alimentato meglio da quest'ultimo sviluppo che abbiamo realizzato. Quale progetto innovativo è stato realizzato nella sua impresa? Il progetto riguardava la realizzazione appunto di un sistema informativo territoriale in ambiente OpenGIS. L'Open GIS è la versione dell'open source, quindi dei linguaggi aperti di programmazione elettronica, che consente quindi di generare dei sistemi informativi territoriali più accessibili e più facilmente vendibili a basso costo. Dottor Sillo Slavini, ricerca e sviluppo tecnologico è un pleonasmo chiedere a lei quanto sono importanti, però vogliamo saperlo. Tanto più un settore è spostato sull'utilizzo di tecnologie innovative, tanto più è essenziale che vi siano forti investimenti in attività di sviluppo di nuove applicazioni, alla ricerca anche di nuovi mercati. Quindi è importante per noi non soltanto essere legati alla innovazione di prodotto, ma anche curare continuamente l'innovazione di processo. Che cosa suggerirebbe ad un suo collega imprenditore, qualora voglia intraprendere un'avventura come la sua? Di selezionare con grande cura il segmento di mercato in cui si vuole inserire, con grandissima cura i suoi soci, che sono stati la mia vera forza in questi anni, e puntare molto sui rapporti con la ricerca e sviluppo universitario.